Presidente, c'è ancora questa vicenda di Bortoletti, da subcommissario. Qualche tempo fa lei ha fatto un appello al governo o comunque alle istituzioni competenti per sbrogliare questa situazione che sta diventando effettivamente un po' molto paradossale. Sì, sono dispiaciuto perché nel primo mese di commissariamento è stato unicamente Bortoletti a coadiuvarmi. Lo ha fatto a spese sue perché ancora non gli era stata concessa la possibilità di venire qui e poi abbiamo dovuto ricominciare, ma io mi auguro che il problema si risolva al più presto. Intanto però continuo a lavorare perché non posso star fermo, soprattutto non può star ferma la Calabria, mentre i calabresi aspettano magari 40, 50 minuti, un'ora prima che arrivi un'ambulanza. A che punto è? La Lega, a comando della Lega, diceva, ci nomini una commissione d'inchiesta. Sì, questo, i partiti facciano quello che ritengono di fare. Io sono chiamato a governare e a affrontare e risolvere i problemi. Quindi continuo a fare il mio lavoro. La migrazione sanitaria invece sappiamo che ci sono anche molti pazienti che decidono di buttarsi fuori anche per patologie psichiatriche, ma non solo. Dire, la regione su questo farà delle azioni specifiche? Sulla migrazione sanitaria noi siamo impegnati a ridurre la quantità di migrazione sanitaria. Purtroppo si va fuori anche per patologie che non sono ad elevata complessità. C'è una quota di migrazione sanitaria per patologie che ordinariamente non dovrebbero produrre migrazione sanitaria. Sulla psichiatria noi faremo interventi molto incisivi e per quanto riguarda la clinica e per quanto riguarda l'assistenza territoriale. I due anni di pandemia hanno aumentato il bisogno di cure di carattere psichico per molte persone, anche per molti adolescenti, e allora su questo occorrerà impegnarsi con grande decisione nei prossimi mesi. Presidente, sulle aziende sanitarie è in atto la valutazione dei commissari per una loro eventuale conferma o non riconferma? Che cosa sta emergendo da queste valutazioni? Io sono commissario della sanità, ma purtroppo non ho i poteri che generalmente sono affidati ai commissari, per cui anche in ordine ai commissari delle aziende sanitarie io ho una legge da osservare che mi dice sostanzialmente che posso revocarli soltanto per inadempienza e nel caso ci sia una valutazione negativa da parte di Agenas. Non parlo delle attuali valutazioni, ma negli anni passati, nonostante il sistema sanitario abbia funzionato così male nella nostra regione, le valutazioni dei commissari il governo attraverso le sue strutture le ha sempre date positivamente. Quindi sto facendo una riflessione per capire come si possa migliorare, modificare la governance delle aziende sanitarie rispettando la legge, perché ho questi due doveri da coniugare. Presidente, c'è un'avvertenza per il trasporto emodializzato. Sì, ci sono più problemi su questo ambito. Il primo, alcune aziende sanitarie pagano un rimborso chilometrico riferito ad una legge di più di 25-30 anni fa che andrebbe modificato. Ho dato mandato agli uffici di presentare in consiglio una modifica di quella legge per tenere conto dell'aumentato costo del carburante in questi anni e soprattutto nelle ultime settimane. C'è un altro problema in ordine al ritardo dei pagamenti da parte di qualche azienda sanitaria e anche in questa direzione i miei uffici stanno sollecitando le aziende a provvedere con tempestività. C'è poi un altro problema ancora, nel senso che molti protestano, ma formalmente non hanno nemmeno l'accreditamento. Cioè, noi stiamo accreditando nelle ultime settimane molte associazioni che si occupano del trasporto dei pazienti, non solo dei dializzati, ma nel corso degli anni
queste associazioni hanno svolto la loro funzione senza che la regione, come la legge prevede, anzi il commissario della sanità, come la legge prevede, li autorizzasse e li accreditasse. Per quanto riguarda i commissari, ci saranno delle rimozioni o delle rimodulazioni, delle rotazioni? Ho risposto prima, ci sto riflettendo. Il mandato dei commissari scade a novembre, ma è possibile che qualche modifica si faccia prima, coniugando appunto ciò che la legge mi consente di fare con la necessità di riorganizzare la sanità in alcune aziende. Per quanto riguarda l'emergenza urgenza, si registrano diversi casi nel Catanzarese e nell'Ametino di assenza proprio di medici all'interno delle ambulanze del 118. Sì, anche su quello da settimane ormai, anzi da mesi, gli uffici del Dipartimento, insieme al subcommissario Esposito, sul mio mandato hanno avuto il compito di adeguare il contratto integrativo dei medici, un contratto che è datato 2006, di mettere a posto anche le difformità che ci sono nella contrattualizzazione di questi medici. Alcuni sono medici che lavorano in regime di convenzione, altri sono assunti, mettere ordine anche nella vicenda della richiesta che alcune ASL hanno ASP hanno fatto a questi medici di avere restituite delle somme secondo loro indebitamente percepite. Questo perché qualche anno fa un'inchiesta della Procura di Cosenza certificò che alcune somme che questi medici percepivano non potevano essere attribuite loro dalle aziende sanitarie. L'azienda di Catanzaro, per esempio, allora ha chiesto la restituzione di queste somme. C'è qualcuno che protesta, un po' perché ha ragioni per farlo, un po' perché la sua azienda gli ha chiesto 100.000 euro da restituire. E poi c'è la necessità di riorganizzare il sistema dell'emergenza urgenza. Su questo siamo già in collegamento da mesi, credo da 3-4 mesi, con una società pubblica che si chiama Areu, che è la stessa società che sta gestendo l'implementazione del numero unico 112 in tutta Italia, che è una società lombarda. Guardi, la sanità territoriale non funziona nemmeno in Lombardia, ma l'emergenza urgenza in Lombardia funziona. E allora, siccome questa società pubblica ha competenze in questo settore, ho chiesto loro di darci una mano a riorganizzare il sistema dell'emergenza urgenza in Calabria. Attualmente ci sono più centrali scollegate fra di loro, a regime ci sarà un'unica centrale che sarà lì nel palazzo della Cittadella, e poi due centrali, una a Cosenza e una a Reggio, ma il sistema dell'emergenza urgenza deve funzionare con più organizzazione, con più medici certamente, ma anche in maniera più coordinata. A Reggio non è nemmeno attaccato il sistema dell'emergenza urgenza, non è nemmeno collegato a internet. Questa è la sanità che io ho raccolto. Forse molti vorrebbero che io potessi avere la bacchetta magica e risolvere in pochi mesi i problemi non risolti in 15 anni. Dico a queste persone che io i problemi li risolverò, ma come si deve fare? Costruendo l'organizzazione e poi dimostrando che attraverso l'organizzazione si risolvono i problemi. Dico, le tempistiche per la costruzione di questo sistema di emergenza urgenza funzionante, diciamo. Beh, noi da qui a 4-5 mesi dovremmo avere il numero unico 112 funzionante, che avrà la sua centrale operativa, anche quella qui alla Cittadella. Di fronte ci sarà la centrale operativa del 118. Per il 118 io spero che il sistema possa essere organizzato e funzionante entro ottobre-novembre. Presidente, sul centrodestra catanzarese è caos totale, botte risposte da Lini Ferro, il suo commento? Vede quanti problemi ho da affrontare e da risolvere, lasciamo queste partite.